Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Questa mattina vi voglio raccontare una storia. Qualche tempo fa una ragazza ricevette per il suo compleanno un regalo alquanto bizzarro dal suo fidanzato. Scartò il pacco e tirò fuori un cofanetto di ferro con gli angoli un po' ammaccati e qualche punta di ruggine. La ragazza, delusa, pensò che non era neanche il caso di aprire un regalo simile e, gettandolo via, si aprì e vide al suo interno un cofanetto più piccolo. Riconobbe subito che quello era di argento. Incuriosita si inchinò per raccoglierlo e aprendolo apparve un astuccio d'oro. Questa volta la ragazza, con gli occhi già commossi, aprì delicatamente l'astuccio e vi trovò un anello con tantissime pietre preziose che incorniciavano due semplici parole: "Ti amo". La Bibbia è quel cofanetto di ferro che apparentemente non sa darci nulla, che risulta vecchio e insignificante. Ma se decidi di andare oltre le apparenze, scopri ogni volta un grande dono. Il dono è Gesù, che ti dice: "Io ti amo". Consolatevi in questa giornata e in quelle a venire, ricordando che Dio ti ama e ti dona la sua grazia. Buona giornata.